Abel, il Milan viene visto come l'avversario da affrontare nella partita dell'anno per tutti i tifosi. Se è una partita attesissima, ci sarà davvero tanta gente al Barbera. Che partita ti aspetti? Una partita spettacolare oppure nella quale magari le due squadre si fronteggeranno un po' attendendosi, diciamo? Sinceramente non lo so, penso che noi dobbiamo fare una grande prestazione, una grande partita, perché loro hanno dimostrato di essere forti, per niente stanno per vincere lo scudetto, quindi dobbiamo affrontarle con serenità, lasciare tutto in campo e le cose le faremo bene. All'andata Abel Hernandez ha fatto una grande prestazione, ma soprattutto un grandissimo gol, un'emozione particolare in uno stadio straordinario come San Siro. Adesso è arrivato il momento di ripetersi anche al Barbera. Sì, penso che ho fatto una bella partita, tutta la squadra ha fatto una bella partita, quindi adesso martedì la dobbiamo rifare o ancora fare meglio, no? E speriamo di fare gol, però l'importante è che vinca la squadra, no? Si fa un altro compagno e il gol e io sarò molto felice. È un Palermo che continua a segnare tanto, un Palermo che ha nel reparto offensivo la sua forza e anche nel fatto che siano tanti giocatori a segnare un punto di forza, ad esempio le reti nelle ultime partite di Pastore, tue, quelle di Miccoli, di Bove, insomma è un Palermo che riesce ad andare in gol con tanti giocatori. Sì, penso che abbiamo questa forza che tutti possiamo fare gol, quindi dobbiamo stare sul pezzo e fare bene questa partita. Cosa temere del Milan in particolare, Abel? Oppure invece siete fiduciosi delle proprie forze? Siamo fiduciosi, no? Però loro se le devono temere perché hanno campione quella squadra, no? Hanno tanti giocatori e tanta esperienza, no? Quindi dobbiamo essere sul pezzo e giocare le nostre carte, adesso che siamo forti. Per concludere, Abel, il pubblico sarà il vostro dodicesimo compagno, potremmo dire il vostro dodicesimo uomo in campo. La spinta del Barbera è sempre stata molto importante per voi, lo sarà di sicuro anche martedì. Sì, certo, penso che il pubblico non dà molta fiducia, molta forza, no? Quindi aspettiamo che lo stadio sia pieno, così possiamo vincere tutti insieme. Grazie.